In questo video vedrete la preparazione finale della live di 48 ore. Se volete vedere dei momenti epici all'interno delle 48 ore che ho registrato con la mia fotocamera, mi raccomando, arriviamo a 50.000 mi piace. Posso garantirvi che ne vedrete delle belle. Abbiamo battuto ogni record possibile ed immaginabile. Buona visione. Inizia il gioco. Adesso vi spiego la particolarità di questo video. Uscirà dopo la live di 48 ore, ma saranno le 48 ore prima della live. Ragazzi, questo è Epic, bentornati in questo nuovissimo video vlog sul mio canale. Sono le 22:11 di sabato 1 luglio, tra due giorni faremo la live, domani andremo a comprare tutte le cose e oggi ci sono arrivati tutti gli apparecchiature elettroniche che abbiamo in salotto. Tra 7 giorni precisi io parto con la Marina per andare in Portogallo, quindi mi sto per registrando tutti quanti i video, mi sta esplodendo la testa. Prima di cenare, ora vi faccio vedere una cosa. Eravamo riusciti a mettere a posto la casa ed ecco che è di nuovo in disordine tutto qua. Completamente a caso. Papà, dimmi. Che stai facendo? Sistemando le cose per la live. Di la verità, guardi porno sul computer nuovo. Sì. Da tutto il pomeriggio che loro stanno sistemando i settaggi delle varie schermate che avremo appunto nella live di 48 ore. Domani ci porteremo questa qua, che è una mega fotocamera super iper professionale con noi, il computer che ci hanno fornito e tutte le varie cose del caso. Mi ricordate quei gentiluomini che mi hanno riparato il computer? Ecco, sono loro. AK Informatica si è messa a disposizione per aiutarci in questa live. Abbiamo 3 schermi abbiamo in questi scatoloni. Io, perché ci sono già 6.000 like nella live? Inizia fra... Cosa? 6.200, ma più che altro mi preoccupano le 36 persone che stanno aspettando in live. Non chiedetemi per quale motivo nell'altra stanza, quando sono uscito, mi sono trovato Favijay e Tudor che registravano un video. E Favijay in questa casa è venuto 3 volte nella sua vita, forse 2. Adesso mangiamo, poi continuiamo a sistemare le cose, io continuo a registrare, domani dobbiamo fare la spesa, dobbiamo sistemare la casa che abbiamo preso in affitto per fare la live, perché ovviamente non potevamo farla da qua altrimenti ci avrebbero cacciato, ma soprattutto domani sera dobbiamo andare a letto presto. Chissà se riusciremo a rispettare questa cosa. Cheers! Oh, che benessere, un po' di cibo. Ora la griglia e insalata, perché l'estate è vicina, anzi è già iniziata. Io parto per il mare tra un po'. La prova costume alle porte. Escano e entrano dalla camera in continuazione. Cosa combinano? Carne di porcellino. Dopo riproviamo. Cosa stavo facendo? Niente. Come niente? Sono tipo urla, sbraiti, gente che ride, gente che muore. Niente, stavo odorando la scella, vuoi sentire? Adorate lasciare fare il genere. Grazie. Papà ha preparato tutta la scheda di questi 48 ore di live. Questo è il primo giorno, che arriva fino alle 6 del mattino. Poi il giorno dopo, colazione, non c'è Tudor, che è andato a vedersi Coldplay. Qui arriva Favijay, che è laggiù. Ora scegliamo i giochi horror da fare. E questo è l'ultimo giorno, raga. The last day. Ogni ora abbiamo deciso cosa fare, perché se non strutturi per bene una scaletta va a finire che parte il degenero. Per adesso la mia scaletta è continuare a mangiare. Prima della live, registrazione con Favijay. E dopo... Monopoli di World of Warcraft. Minchia, non vedo l'ora. Stai? Ma subito. Alla veloce. Andiamo? Che cosa stai facendo? Sì, è fighissima sta roba. Dobbiamo andare a fare la pizza. Andiamo a fare la pizza. Ecco. Giuseppe, va bene pizza? Che pizza sia. Per fare la pizza, accendiamo qua. E in teoria ora è spento, quindi è freddo. Dobbiamo incaricare Tudor di mettere la pizza per noi. No, va bene. Tra 5 minuti la pizza è pronta. Solo 5 minuti? Tra 5 minuti è pronta per essere messa in forno da te. Che palla. Ma... Grazie. Poi giochiamo a Monopoli, eh? 5 euro. Ma beccati sto coso in mano, eh? Oh, ma io ti ammazzo, capito? Ma come pensi di permetterti, ago io? Ti tornano indietro le cose, vedi? Todio mi scivola addosso. Vai a cagare, i deodoranti. Non vi spaventate, questo lo mettiamo qua in omaggio per voi. Trova il deodorante, vai, se hai il coraggio. Sono Stefano, c'è un uomo di niente. Dove sarà mai? A scemo. Ago io, no. Lore? Eh? Stai facendo? Stavo riflettendo sulla dai, vita. Registriamo sto video. Ha avuto la brillante idea di giocare le Bed Wars. Io con il mouse e lui con la tastiera. Sarà un disastro totale. Abbiamo finito di registrare il video. Anzi, entrambi i video, perché uno sarà uscito anche sul mio canale domenica. L'avete già visto. Vediamo se Tudor ha compiuto il suo compito. L'hai finita la quest? Non ha fatto un cazzo. Ancora una. Cosa? Mezz'ora di tempo non ha fatto niente. Cosa hai fatto? Io ti metto le mani addosso. Dov'è la Se l'è mangiata. No, ma sto male. È calda, zio, te lo giuro, è calda. Senti quanto è calda. Oddio, sento la saliva di Tudor. Sei una merda. Dove l'hai messa? Entra in salotto, lo sapevo, dai. Ha fatto il furbo, se l'è portata in camera sua. Vieni, io registriamo quella proprio. Infamo. Cosa?
No, la va fighissima, mi piace già. Sono le 3.07, ho una voglia di sushi incredibile e sto finendo di editare i video che ci saranno durante i giorni della live. Metteremo un video al giorno, lunedì e martedì, mentre mercoledì due video. Adesso sto facendo il richiamo al fatto che ci sarà la live, così tutti coloro che finiranno il video diranno: aspetta, ma c'è la live, forse è meglio andare a vederla. Se non siete venuti, vi ammazzo. La notte mi piace giocare al piccolo chimico. Cosa ci fai a vedere questo video? Dovresti essere a seguire la live di 48 ore dei mates. Sono le 6 del mattino, io vado a letto. Sono le 10.04, sono già sveglio. È tipo un mezzo miracolo. Domattina alle 9 in punto dovremmo essere alla casa, quindi stasera a letto presto, ma soprattutto oggi pomeriggio dobbiamo fare la spesa, perché altrimenti non sopravviviamo. Io devo fare la doccia, devo farmi la barba, dobbiamo andare forse a pranzo fuori. Sarà una lunga giornata. È giunta l'ora di farsi la doccia. Più veloce della luce, più latale di una buccia. Che sushi sia. Abbiamo preso la metro, stiamo andando a mangiare. Il sushi l'ha scelto Tudor, quindi se ci sentiamo male è colpa sua. La zuppa di miso però numero 88 va presa. Ho scritto tartar di Amebi Roll e mi ha scritto tartaruga di Amebi Roll. Che figo, c'è anche la musica a tema. Someone special. Salmone, sì. La tavola inizia a imbandirsi di cibo. Abbiamo preso posti da 6 perché almeno mangiamo di più. Siamo tornati a casa. Il sushi non era molto buono, ma non lo dite a Tudor. Tra poco arriva Giuseppe che dobbiamo andare a fare la spesa per la live di 48 ore. Ci vediamo dopo. Mi dai due cappellini di mates, eh? Siamo arrivati alla casa delle 48 ore. Stiamo trasportando un po' di cose in ascensore. Volevo immortalare questo momento perché probabilmente sarà l'ultimo. Comprò una Lamborghini. Che ci vedrete. Attenzione, siamo arrivati. Prima prendi la patente, però. Forse è meglio. Oh, Giolino! Migolo! C'era un cagnolino, scusa. Ma che cazzo? Siamo dei dannatissimi accampati. Cibo, elettricità. Cibo. E basta, non ci abbiamo manco per dormire. Dov'è casa nostra? Questa parte del toto scommessa. Ma è questo? Secondo me è quella lì dietro di te. No, forse è quella. Non è neanche qua la casa, ho detto più sopra. Yumina. Ancora più sopra. Papà, ma c'è il tetto. Quanta la roba sopra. Si starà a vedere come verrà fuori la casa di questa live. Ogni volta che qualcuno perde un videogioco pulisce. Che pulisce. Siamo arrivati, era al piano di sopra. Cioè, capite? Siamo dovuti salire in cima lungo questa rampa di scale. Però vi faccio un tour rapido. Allora, beh. Si entra. Dove sarà l'umido tra questi? L'umido. Quello. Allora, frigo, la casa. Dove adesso metteremo le cose che puzza. Che arriva. Oh mio Dio, è vero. Però andiamo a fare la spesa. Che miscellane ossa. Cos'è? Radio. Radio. Fornelli, K. Lavandino, mobili. Qua dentro c'è tipo la morte, ho visto. No, non ci andrà mai nessuno. Giuseppe ha rotto la finestra. Microonde, spremi agrumi. Il salotto, oh yes. Tudor, che ci fai qua? Ah, ok, grazie. Puoi darci una mano se vuoi. Condizionatore, fortunatamente. Ora monteremo, allestiremo ogni cosa. Il terrazzo non posso farvelo vedere perché stanno facendo delle cose con la finestra che era rotta. Qui metteremo probabilmente il computer e tutto. Continua, abbiamo il bagno. Bagno che non utilizzeremo se non altro per andare qua in bagno, perché non ci faremo la doccia, staremo puzzolenti per 3 giorni. La doccia è fighissima, tra l'altro sarebbe figo vivere qua. Una casa tutta per me. Aspetta, ciao. Prosegue, stanza da letto. Possiamo dormire 4 ore in 2 giorni, in 2 slot da 2 ore ciascuno. Queste sono le regole. Qui c'è tipo sgabuzzino con il letto di Surry, che dormirà qua dentro le sue 4 ore. È figa, è molto figa. Più che altro la cosa bella è che ci sono i condizionatori in tutte le stanze. Sì. Oh Dio, c'è un'altra terrazza qua. Sono la prima persona a scoprire questa terrazza. Oh mio Dio, mi sento emozionato. Piccolissima però, è finita. Oh mio Dio, soffro di vertigini. Quello è il nostro terrazzo in teoria. E questa è la stanza dove registreremo. Fatemi entrare. Fa un caldo pazzesco fuori. Perché ci hanno dato gli asciugamani gialli, eh? Perché preferiscono Surry. Questa era più o meno la casa. Metteremo telecamere a giro per tutta la casa. Ce ne sarà una in cucina, una in salotto, una nella camera da letto, una laggiù, una in terrazzo. Io parlo al futuro perché accadrà domani. Però quando vedete questo video sarà già successo. Papà, prima che tu dia la colpa a noi, questo qua era già rotto, eh. Mi manca una zanna. Che quindi porta pure sfiga. È colpa nostra. Eccali, l'ho toccato di io. Vabbè. Ah, c'è un po' la scimmia. No, che figata. Questo è incavato nel legno, c'ha le biglie negli occhi. Giù a casa. E certo. Dai, Ah, sono basso. Io non ci picchio la testa. Vieni, vieni tu avanti, vieni. Vieni avanti tu. Ah, tu picchi la testa. Avrà qualche cazzo di privilegio a stare passi, no?
No, Sasha! No, raga, non iniziamo. Cosa? La live. Non è successo niente. Vuol dire che è una buona presa, sai? C'hai i riflessi? Sì, avrò anche. Io mi schivavo. Lasciavo cadere. Sai dov'è il Carrefour? No. Ti ho mandato la lista della spesa. Non comprate altro. Appena uscito da questo appartamento, sinistra, destra, destra. Sta dall'altra parte. No, lo capiscono poi dove abitiamo. Tanto questo video esce dopo. Esce dopo, vengono qui. Capiranno e verranno in questa casa. Mi hai inviato la lista della spesa? Sì. E i soldi? Paghi te, zio. Ma Sasha, Sasha, devi pagare il tuo. Ah, non è portafoglio come al solito, giusto? Porca puttana, ma chi è che esce col portafoglio? Tu? Cioè, esco sempre io, pago sempre tutto io. Per una volta può ancora pagare lui, allora. Andiamo a fare la spesa, cioè, no? Sei Sabrina. E te la fai il portafoglio. Ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo trovato. Cos'è sta lista? Ma va, non seguiamola. Come non seguiamola? No, due no. Casse da acquarelle, due estate, pesto, crudo, carbonara, polvere. Un sacco di cose. Anguria a pezzi, hai detto? No, anguria a pezzi non c'era. Costa 2,50 euro. Tutto ci compriamo una anguria intera. Ce la compriamo intera. Va bene. Shoppare coi soldi di papà. Sono i miei soldi. Vabbè. Basta che non siano miei. Sfilacci di carne equina. Sono quelli che piacciono a Surri. Gli sfilacci di cavallo. Sulla pizza. Sì. Abbiamo appena iniziato a fare la spesa. È già pieno di schifezze il carrello. Sasha, non si fa così. E noi dobbiamo fare solo questo. Non oso immaginare papà quanto si è sbattuto per organizzare tutta la live. Altro carrello e si va. Sì, bello. Io ho due braccia, eh. Due braccia. Con una reggo il carrello, con una la fotocamera. La situazione sta sfuggendo di mano. Stiamo prendendo solo le cose che ha scritto Giuseppe. Abbiamo tre carrelli pieni. Abbiamo dovuto chiamare anche Tudor che dovrebbe essere esattamente qua, mo esce, mo Tudor esce. Tudor, eccolo lì. Ah, bellino, ma è contento e felice. Abbiamo bisogno del tuo aiuto, dai. Stai per buttare giù tutto il coso delle spezie. Stiamo prendendo i salumi e il prosciutto. Abbiamo trovato un salame con l'allarme sopra. Ma dai. Chissà chi sono in culo e chissà cosa ci fanno. Ma perché? Ma per 5 euro di salame. Primo viaggio, quasi a termine. Dobbiamo fare due giri, abbiamo altre 5 buste in negozio. E dai, queste sono quelle che mancano. Sarà papà a decidere se ora ci siamo comportati bene con la spesa e se i nostri due cosi omaggio che abbiamo preso vanno bene o no. Papà si arrabbierebbe lo stesso anche se ci fosse meno roba di quella che hai chiesto, la stessa identica. Vedremo tra due giorni quanta roba è avanzata, dai. Mission complete. Il frigo è pieno, abbiamo preso l'acqua da mangiare, da cucinare. I biscotti per la colazione, la merenda per ora. Adesso dobbiamo vedere il giudizio di papà. Papà devi andare a vedere se abbiamo fatto la spesa giusta. Andiamo. C'è il check, il controllo. Io vedo ancora più roba di quella che ho visto, però. Le merendine perché le avete prese? Solo assurdi piacciono. Le merendine, sono le brioche. Hai dovuto mettere quella con la Nutella, hai detto tu. C'è scritto nel... te l'ho detto, non 57. Che 57? No, queste... Il fornetto al giorno. No, è che quelle le ha battute, abbiamo visto quelle più buone dopo. Con tutta sta faccetta si fanno 6 kg di carbonara. No, 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 no. Una di queste fa un chilo. Ma va. Tutto il brie a cosa serve? È buono. Quello io ho pensato. Avevi detto prendi la scamorza, facevo schifo a tutti e abbiamo preso il brie. No, abbiamo preso anche la scamorza. L'ho presa io. Ci sono tre birre in più. No, non no. È birra, è chinotto. Cazzo di. È chinotto, zio, non stiamo scherzando. È l'anguria, perché avete preso l'anguria? Surprise! È buona, sì, così piccolo fa cagare. Ce lo mangiamo io e te. 3 kg di pesto. No. No, 300 grammi. Va bene. Piccolo rinforzino. Prima di iniziare a sistemare tutto. Bogaccia, se. Uè, ingegner cane. Uè. Stai facendo? Ti monto il computer. Non è mio. La postazione sta prendendo forma. Surri è nudo. Anche lui ha preso forma. Quella tenda lì messa così è un po' per il caldo, un po' per la luce. Stiamo sistemando tutto. Guardate cosa c'è qua. Si riescono di un cavo, una cosa. Tutto abbiamo buttato dentro. Dio beccato. Cosa? Stai registrando. È spenta ancora. Non è vero, hai appena attivato il rec, la conosco. L'ho appena spento il rec. Sì, immagino, vero, perché mi stai riprendendo? Non lo so. La live non è ancora iniziata e sono già stanco. Ieri sera ho fatto tardi, come avete visto. Devo tagliarmi sta barba domattina. Bella maglia comunque. Grazie, dei mates.